City Report, Nebbione, provincia di Milano, perché i problemi, il caos, il degrado non c'è solamente a Milano centro, c'è anche nella sua città metropolitana. Siamo qui con Hermes sulla strada provinciale 40, siamo a Carpiano, Locate Triulzi, strada provinciale 40. Vi facciamo vedere qualcosa di interessante e nuovo. Seguiteci. Sigla. 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 Il marcio in questa città, City Report, ti chiami nel momento di difficoltà, City Report, tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati, City Report, stai attento ma dove vai, le storie in città non finiscono mai, City Report, City Report. Qui siamo dietro, cari amici, a un chiosco che vendeva la frutta e adesso questa strada, che da molti anni è denominata la strada del sesso, anche di giorno ci sono i trans. Cosa lasciano qui i trans? Oltre il degrado, eccetera? Bottiglie, preservativi, schifezze, borse, guardate qua. Ecco qua uno dei classici imboschi del piacere, qua troviamo in sequenza bottiglie, preservativi vari, feci umane e giù dalla scarpata ogni tipo di schifezza, a partire da bottiglie e altre confezioni di preservativi. Qui ne ha più ne metta. Carpiano, strada provinciale 40, la strada dell'amore, siamo tra Locate e Carpiano, guardate qua fuori che schifo, queste sono tutte le serate di lussuria che vengono svolte qua fuori con le prostitute, i trans eccetera, tra l'altro qui in notturna da un po' di tempo si mette anche un chiosco, quindi è diventato un angolo, chiamiamolo vivo, di questa zona che è abbastanza degradata sia di giorno e soprattutto di notte. Comunque continuate a seguire le immagini. Cari amici, City Report, nuova puntata, siamo all'Americo Hotel, hotel, ristorante, posteggio, una struttura grande in una posizione centrale di questa strada provinciale che collega appunto Binasco, Melegnano, Locate Triulzi, Carpiano, e al fuori una discarica, pezzi di auto, paraurti, avete già visto nelle immagini, gomme, sedili, coltelli, altri oggetti da taglio che sono stati recuperati sicuramente dentro. Ma il meglio deve ancora venire. Adesso entriamo, vediamo a distanza di 3 anni dalla nostra precedente visita come sta questa situazione nella città metropolitana. Insieme a Hermes, che vede con noi la prima volta questa struttura, ci faremo dire quante stelle dobbiamo dargli, perché queste erano 4, adesso vediamo quante gliele dobbiamo dare. Ci ricordo. Ed eccoci entrati.
ricordi di un mondo che non c'è più, amici. Il telefono a scatti. Incredibile, peccato che manca anche il filo. Il trash dilaga. Allora, qui abbiamo notato che c'è qualcuno che fa le pulizie. C'è una scopa nuova, una paletta, un bel sacchettone pieno zeppo di preservativi e fazzoletti, quindi vuol dire che c'è anche qualche prostituta che ci tiene all'ordine, alla pulizia. Beh, questa è la strada dell'amore. Sì. Qui sono direttamente le scale, le vediamo dopo. Continuiamo a vedere quella che era la sala ristorante, che è totalmente smantellata. Ci sono infiltrazioni d'acqua, direi che l'intonaco da fare. Direi che la finestra qui c'è più, diciamo che ci vuole un po' di bianco qui, e stiamo entrando nelle cucine. Traiamo, sì, un risotto, grazie. Ok, adesso vediamo, preparo di buono lo chef. Stiamo continuando a visitare la parte dei servizi di ristorazione, come potete vedere è tutto conciatissimo, ma è tutto agibile, cioè chiunque può venire, fare quello che vuole. Vi ricordo che questa è una struttura che negli anni andava bene, poi c'è stato chiaramente il suo tracollo e da allora, grazie alla strada della prostituzione, è diventata un po' un ritrovo per prostitute, clienti, avventori di ogni tipo. Benvenuti nella pizzeria dell'America, in mezzo a tutti questi infissi, che alcuni sono anche in buone condizioni, tutti buttati in giro così, in mezzo all'acqua. Televisore, scope elettriche. Ragazzi, devo dire che da questa parte è stato messo il passerizio, e beh, giustamente è pieno d'acqua, quindi la struttura sta imbarcando acqua da tutte le parti nei suoi sotterranei. Andiamo avanti, vediamo se il restante è messo un po' meglio di qua, senza farci del male, sempre come sempre. Andiamo. Thank you.
andiamo fuori di qui. Andiamo, ragazzi. Ma che bella. Pensa tutti noi allo specchio e ai nostri amici che ci seguono. Io sto indossando i guanti. Fa per flash, questi sono i bagni. Come vi dicevo prima, vengono le prostitute a fare i loro servizi. Qua hanno lasciato una borsa che è vuota. E questa è la parte sul retro della via, dietro la struttura che vedete passando per la strada. Qui uno sgabello, preservativi per terra, perché qua si viene a prostituirsi. Stiamo salendo al primo piano dove ci sono le stanze. Manca il parapetto. Eccoci qua al primo piano dell'Hotel Americhe, e diciamo che l'hotel, anche se ormai dismesso da anni, fa ancora il suo lavoro, perché ci sono ancora degli ospiti qui in un hotel. Qua troviamo una bella copertona, molto calda, varie bottiglie di birra, moretti, cibari e schifezze, e quindi abbiamo capito che l'hotel è più che occupato. Altro piumone.
Eccoci, siamo all'ultimo piano della parte anteriore, quella che dà proprio sulla provinciale. Queste erano le stanze dell'Amérique. Come vedete, di qua ci sono le finestre, sono anche apribili. Voilà. Come vedete, sono già arrivate le prostitute. L'ascensore sicuramente non va. Andiamo qui sul lato estrema destra di questo palazzo, questo albergo, che come vedete le stanze non erano poi neanche malvagie, cioè chiaramente prima che ci fosse tutto sto degrado dopo da anni. E adesso, caro Paolo, chiudiamo qui la prima parte e iniziamo la seconda su quel ponte che vedete lì. City Report!